Italia 2015 Special Edition. Siamo al termine del terzo giorno e camminando per i corridoi abbiamo incontrato un amico. Posso dire un amico e un nuovo player che entra nel mondo della distribuzione automatica e a pieno titolo con una serie di prodotti. Intanto presentiamoci agli amici di Venni in TV, perché loro non ti conoscono. Nome, cognome, azienda e funzione. Perfetto, io sono Gallo Francesco della K-Matic Venni System, marketing manager, e noi ci occupiamo principalmente di sistemi per il vending. Qua nel nostro stand abbiamo oggi Fabio, siamo molto contenti di averti qua con noi e andremo a illustrarvi un po' quello che noi facciamo oggi. E davanti a noi abbiamo anzitutto queste due, io le chiamo scatole, sono tecnicamente sono dei roller. Cosa sono dei roller? I roller sono delle cassette di sicurezza appositamente progettate per il vending. Sono pensate per essere installate all'interno delle sale conta e dei furgoni, con cui i caricatori possono inserire il denaro all'interno della cassetta di sicurezza senza aver bisogno della chiave. Quindi una volta ritornato in azienda, il titolare o chi è in possesso della chiave della cassetta può finalmente accedere all'incasso. Questo garantisce massima sicurezza. Massima sicurezza per il trasporto del credito dai distributori fino al furgone e oltre. Una volta ritornati poi nella sede principale si sblocca il tutto e cosa accade? Accade che si può finalmente prelevare l'incasso all'interno della cassaforte. Se volete vi faccio vedere anche come funziona la cassaforte. Un esempio rapidissimo, perché abbiamo, io dico sempre, i tempi televisivi. Con i tempi televisivi bisogna essere rapidi, concisi, mostrare in termini pratici come funzionano le cose. Ecco, Francesco ce lo sta facendo vedere. Ecco qui, per un attimo mi è parso di vedere Silvan, il più famoso il più famoso mago televisivo. È un sistema molto rapido in effetti, quindi come hai potuto vedere nel giro di 10 secondi l'operazione si conclude e si mette in sicurezza l'incasso. Ottimo, direi. Vieni qui, vieni da quest'altra parte, vediamo se riusciamo a mostrare cos'altro voi andate a presentare a questa fiera Venditalia 2015. Vieni qui, ecco qui, io mi metto da quest'altra parte così il cameraman può inquadrarlo. A te. Andiamo a presentare una serie di strutture per l'allestimento di area vending. Questa in particolare si chiama Cover ed è una struttura per l'allestimento di area vending all'interno. Viene fornita in scatola di montaggio, è completamente modulare, si possono inserire il numero di distributori automatici desiderato e si può andare ad integrare anche con porta rifiuti. Adesso qua abbiamo un porta rifiuti salvaspazio integrato nel fianco, il che permette di fare delle postazioni veramente molto compatte, funzionali e ben organizzate. Infine abbiamo il sistema di ancoraggio progettato per ancorare i distributori automatici a pavimento, a muro e in batteria tra di loro, con una serie di accessori completamente modulari che garantiscono una perfetta messa in sicurezza dei distributori automatici e quindi ne evitano lo scuotimento e, ahimè, anche a volte il ribaltamento addirittura. Quindi con questa serie di accessori, tra cui questi piedini molto intelligenti che vanno a sostituire i piedini originali del distributore automatico, noi possiamo andare a fare tutta una serie di ancoraggi. Beh, come vi è venuta l'idea di produrre queste attrezzature, diciamo questi sistemi per il fissaggio dei distributori automatici? Certo, ma quello che noi facciamo, diciamo, è cercare sempre di andare incontro a quella che è l'attività del gestore, quindi cercare di risolvere quelli che possono essere i suoi problemi nell'attività quotidiana. Da qui appunto, partendo proprio dalla richiesta dei nostri clienti, che molto spesso ci chiedevano di poter realizzare un sistema di ancoraggio, siamo giunti alla fine a realizzare proprio questo sistema K-Fasten. Bene, e allora amici, noi nel frattempo, dopo aver presentato Francesco Gallo con la K-Matic, proseguiamo nel nostro percorso che volge ormai al termine per questo terzo giorno. È stato un terzo giorno molto duro, Francesco, posso garantirtelo. Molto movimentato, hai ragione.
E allora nel frattempo io ringrazio te per essere stato molto breve e giusto per i tempi televisivi. Saluta pure gli amici di VenenTV.it. Ciao a tutti ragazzi. Nel frattempo io continuo ad andare in giro con microfono e telecamera per documentare qualche altra novità di questa edizione 2015 di Venditalia, la Special Edition. Grazie a voi, grazie a tutti.